Allora, questa è la trasmissione Scusi, lei che prende l'appuntamento del martedì sera in diretta su Sesta Rete di Catania a partire dalle ore 20:30 sino alle 22. In questa seconda edizione praticamente ci hanno dato altri 30 minuti e noi siamo contenti perché così abbiamo modo di scoprire sempre di più i nostri ospiti che puntualmente ogni settimana, un uomo e una donna, ci vengono a trovare nel salotto appunto della nostra emittente. In questa prima puntata, nella prima parte abbiamo visto Antonella Gurrieri, adesso nella seconda abbiamo il nostro Guido Pistone, a cui faccio subito la quarta domanda, la devo fare per forza, ed è particolare, credo che ti possa anche un po' stuzzicare: il tuo più dolce peccato di gola. Ai ai ai, è uno solo. E beh, sono amante, che so, dei kiwi, sono ce ne amante... sono tantissimi, eh? Mediamente mi piace più il salato. Ah, quindi le crepe magari. Allora, il piatto per il quale io vado pazzo, ne potrei mangiare quintali, ma sì? Non scherzo, è la pasta con le sarde. Ma non lo puoi dire, io anch'io sono... Che peraltro ti devo dire presuntuosamente che la faccio bene, però io la chiamo pasta con le sarde, ma non metto le sarde, metto i masculini. Questa è molto catanese, amici, questa cosa, certo, è, perché molto la faccio... è molto catanese. No. Ecco, sì. Secondo voi parlare di pasta con le sarde, ora esatto. Di cena, voglio dire, però vabbè, non se lo meriterebbe. Il non rosolio cade a pennello. Perfetto. Vabbè, grazie. Ok. Lo prendiamo dopo. Ed è, come al solito, è arrivato anche il momento della nostra Yolanda come domandina. Protagonista della nostra trasmissione. Sì. Allora. La mia domanda, rimaniamo sul peccato, ma non sì. Di gola stavolta. A livello professionale, di cosa si è pentito? Qualcosa che ha fatto e di cui si è veramente pentito? Forse non essere andato a Roma o a Milano. E forse è una richiesta che è arrivata troppo tardi o forse no, troppo no, presto? No, è stata una scelta di vita, è andata così, dai. Beh, comunque ce ne sono anche molti che magari vanno... al nord e poi comunque tornano con le pile nel sacco, sì, quindi sì, sì, però è un tentativo che secondo me è giusto fare, anche se poi si ritorna, però è giusto mettersi, diciamo, in andava gioco. Fatta, è un'esperienza che andava fatta. Vabbè, ancora non è detto, ah, che beh, chiaro, certo, le vie del Signore sono chiaro, infinite, chiaro, perciò, chiaro, siccome chiaro, ancora mi sento giovanissimo, bene, professionalmente, bene. Se hanno bisogno a Roma o a Milano di un giovane regista, mi presento. Grazie signora Yolanda. Ci vediamo grazie, dopo. Grazie. Le domande della signora Yolanda sono sempre molto particolari, vanno veramente nel cuore dei nostri ospiti. Può bastare la qualità delle cose semplici per poter essere un protagonista? Guido, che mi risponde a questa domanda? Assolutamente sì. Anzi, per avere successo bisogna essere semplici. Per avere il successo, diciamo, duraturo. Diciamo il successo in genere, non sì, soltanto sì, no, no, nel mondo ma dello in tutto, ma anche per fare appunto la pasta con le alici. Anche se tu la fai in modo semplice, sì. Ti risulta un buon piatto. E così soprattutto professionalmente. Ho perché capito. La semplicità, l'onestà, la modestia, nel senso ottimo del termine, sì. Sono valori che alla fine pagano. L'esteriorità... posso maniera... dire una parola? Sì, dilla. Le polpettine, ecco. E credo che ce ne siano tante in giro di polpettine, o no? Polpettai, ecco, esatto. Polpettine e polpettai, bene, mi piace. Ok. Qual è l'esperienza lavorativa a cui sei più legato? L'abbiamo detto prima sì, sì, con vabbè, il Sicilia detto, Festival. Sì, il Festival. Però siccome questa è una domanda nuova che ti rifaccio, a parte il Festival, diciamo, a parte quella che è un po' la tua attività lavorativa, qual è appunto l'esperienza lavorativa che non riguarda la televisione che ti abbia un po' in un certo senso coinvolto, ma preso? A me, io sono nato col teatro. Il mio cuore è rimasto lì, onestamente, anche perché ero giovane, ho ricordi stupendi. Ma come regista o come attore? No, io ho iniziato come fonico, poi ho fatto l'obiettivo regista e poi ho avuto l'occasione di lavorare qualche anno in Rai e poi è nata la grande avventura di Antenna Sicilia che è durata 33 anni. Che ti ha coinvolto 33 anni. Per buona parte. Però diciamo, il mio cuore, francamente, è rimasto in teatro. Hai visto mai che ci ritornerò? Ma il teatro, insomma, cresce moltissimo, dai, anche quella è una bella palestra di vita. Il teatro e di è arte. La quintessenza della vita, perciò non può non piacere alla gente del mondo dello spettacolo.
Qual è la sensazione principale per un artista? Attenzione, libertà di espressione, senso di potere o totale autonomia? Qual è la sensazione che principalmente ha un artista? Dipende dalla sua sensibilità. Mm. Non so. Cioè la sensibilità ti fa cambiare? Nel senso che in base alla tua sensibilità sai che tipologia di sensazione hai? Certo. E qual è secondo te la più importante tra quelle che ho segnato? Cioè la libertà di espressione, il senso di potere o la totale autonomia? No, la terza è importante. Però l'autonomia nasce quando hai un grande, insomma, una grande forza, no? Sì, se però l'autonomia si deve tendere a essere autonomi. Mm. Si deve sperare di avere degli editori, dei produttori che ti lasciano l'autonomia, perché tu devi avere anche il diritto di sbagliare. Perciò, la seconda... Il senso di potere? No, la più aberrante, la più brutta, la più squallida, proprio da cancellare. Mentre la libertà d'espressione sì, perché insomma ti dà anche la possibilità. Sì, ma è molto simile alla terza. Sì, alla totale autonomia. Sì, sì, perché la libertà di espressione in un certo senso ti può far capire quali sono poi anche i tuoi limiti, no? Cioè più di tanto sei benissimo, non puoi arrivare. Ma bisogna essere, si dovrebbe essere liberi. Purtroppo non siamo mai liberi nemmeno se compriamo il rosolio, siamo indirizzati a comprare quella determinata marca piuttosto che non mi dire l'altra. Che vai appresso le grandi marche tu, non mi sembri un tipo da grande marca. Attenzione regista, hai fatto cadere il microfono, tu che sei un professionista della TV. Me lo metto, guarda, immantinente, eccolo. Allora, caro Guido, dopo le 7 domande è arrivato il momento della tua videocanzone. E su questa, insomma, io devo aprire una parentesi importante, perché Guido ha una certa età, nel senso buono della parola, perché non è anziano, però è indubbiamente ha un'età che ha vissuto in pieno, con uno stile musicale ben preciso, il beat dei Beatles. Allora, prima di vedere questa videocanzone che ti appartiene in maniera proprio radicale, i Beatles quanto sono stati importanti anche per un tuo essere giovane? Dai, sentiamo. Cioè non mi dire i tuoi capelloni, no, sono la pantaloni mia vita, a sigaretta. Cioè la musica degli anni 60 e anni 70 è stata ed è tuttora la colonna sonora della mia vita. Io ancora negli MP3 ho le canzoni dei Camaleonti, dell'Equipe 84, Lucio Battisti. E poi tra l'altro un po' stona questa cosa, cioè nel mio MP3 c'ho ancora i Camaleonti. Esatto. Insomma non avevo la minima idea di che cosa potesse essere l'MP3 negli anni 60 e 70. C'erano, io mi ricordo gli stereo, io avevo gli stereo 8. Le cassettoni che avevo. Ogni cassetta era enorme, perciò figurati. È vero. Ancora allora, continua, malgrado mi tartasso, ancora questa musica ascolto ancora. I Beatles ti appartengono in maniera proprio forte, importante, perché proprio in questo periodo si festeggiano i 50 anni dall'uscita del loro primo singolo, del loro primo 45 giri, che si intitola Love Me Do. Quindi quando noi ci siamo sentiti e ti ho chiesto la tua canzone preferita, tu la prima cosa che mi hai detto, guarda, credo che una canzone dei Beatles e Love Me Do mi rappresenti a 360 gradi. Se vuoi te la canto. No, vabbè, ma lasciamo stare. Allora facciamo una cosa, ci vediamo questa videocanzone sulle note appunto di Love Me Do dei Beatles e poi dopo ci racconti magari qualche aneddoto che ti riguarda. Ti devo chiedere dove hai preso le foto? Questo è il mistero del nostro videomaker, guarda, Massimo Brugato, della redazione di Scusi Lei. Allora, caro Massimo, stai attento a quello che hai fatto. No, ma non sono compromettenti comunque, tranquillo. Allora, sentiamoci la bella canzone del nostro ospite Guido Pistone, la canzone dei Beatles, Love Me Do. Love me do, oh, love me.
La bella canzone dei Beatles, Love Me Do. Un applauso al nostro videomaker che ha puntualmente realizzato questa bella canzone con le immagini che ti appartengono. Islanda, sì, sì. Pensa un po', signor Olanda, è stato in Islanda. Fa pure rima. Yolanda, Islanda. Yolanda, Islanda. Cioè, ci devo andare in Islanda, è bellissima, credo. Io non ci sono mai stato, però è un territorio da scoprire. Non si può definire. È una terra pazzesca. Pazzesca. Tra l'altro fuori dai circuiti, no? Del in turismo. Islanda, sì, sì, vabbè, di massa. È un circuito di nicchia, è un viaggio che devi sapere affrontare. Certo, devi saperti organizzare. Devi essere intenzionato ad andare lì, devi essere fortemente motivato, perché è un viaggio dove non ci sono discoteche, non ci sono negozi. Non c'è lo shopping compulsivo. Signora Yolanda, lei non ci può andare. C'è solo natura in tutte le sue forme espressive più potenti. È sconvolgente in tutti. Per me è stato sconvolgente in tutti i sensi. Senti, questa tua intervista si chiude in questa seconda parte della nostra trasmissione, momentaneamente. Però c'è una scelta importante nella chiusura di questa tua videocanzone, con tanti tuoi amici importanti che ti hanno accompagnato per buona parte della tua vita. Sì, sì, io non voglio spendere nessuna parola, però credo che c'è un significato in quel gruppo, in quella fotografia. C'è stato un forte significato che ci ha consentito di andare avanti 33 anni, devo dire, scusami, di immodestia. Assolutamente, i risultati parlano alla grande. Purtroppo la favola è finita, ne prendiamo atto, saluto caramente e do un bacio a tutti i miei 27 colleghi che hanno subito la stessa mia fine. E si gira Andiamo pagina. Avanti. E si gira pagina. Tutto scorre. È esatto. Prima o poi anche noi dovremmo lasciare. È vero, prima lei Quanto però. Quanto sarò felice. Bene, allora ci fermiamo, abbiamo il tempo spazio per la pubblicità, dopodiché dobbiamo rientrare perché finalmente i nostri due ospiti quest'anno finale. si rincontrano e insieme al nostro Guido arriverà Antonella, la nostra donna poi quadro. Vedremo, non lo svegliamo tutto. No, la nostra donna quadro rimane lì, bella. No, magari splendida. Io la manderei a casa, troppo bella. E vabbè. Ci vedremo tra pochissimo dopo la pubblicità, allora, a tra poco. A dopo. A dopo.